Infatti ci saranno tante novità rispetto agli anni scorsi. Un ringraziamento va all'amministrazione comunale, alla Proloco di Porto Romaro e al gruppo Alpini che offrirà a fine serata panettone e vino per tutti. Prego il presidente della banda, Andrea Ortega. Benvenuti al nostro concerto di Natale, in realtà è della banda di Porto Romaro, ma questa sera è anche di tanti altri musicisti, non ci esibiremo soltanto noi, insieme a noi ci sono molti componenti della banda di Aliano, abbiamo deciso una collaborazione tra le due associazioni, abbiamo già suonato insieme quest'estate per il raduno di Banda Assieme, suoneremo al 6 di gennaio, 6 di gennaio ad Aliano, e quindi un modo anche per noi per imparare cose nuove e lasciare spazio anche ai maestri, il nostro maestro Marco Scassi, che ce lo teniamo ben stretto, così come il maestro Stefano Scione, eccolo giù là, della banda degli anni. Fare subito un applauso ai due maestri. Oltre a questo ci sono tante altre cose. Come associazione, come banda, quest'anno abbiamo messo su grado un piccolo coro, diciamo, dei pionieri, dei piccoli cantanti, con le scuole, in collaborazione con le scuole elementari e medie di Porto Romaro, oltre ai consueti corsi di orientamento bandistico, e quindi si esibiranno anche i ragazzi che hanno frequentato già, diciamo, un anno e mezzo di corso di orientamento bandistico, e poi ci sono altre sorprese nel corso della serata. A fronte di tutto questo